Semplicemente due parole, come è andata con lo spirito dell'Italia, perché sappiamo che storicamente, diciamo, non abbiamo eccelso. L'Italia è focosa e così deve essere. E siamo contentissimi chiaramente che i Masters siano riusciti a ricevere questo trofeo molto importante nella loro division e chiaramente auguriamo anche alle altre squadre italiane di emulare i successi della Master nello spirito. Sì, assolutamente, è stata una bella vittoria quella della Master. Le altre squadre hanno sempre dei punteggi mediamente bassi rispetto alla loro media di divisione, però le donne hanno fatto molto bene, sia la Mix che la Open hanno lavorato bene, ma ancora soffrono di un po' di impulsività nelle chiamate, un po' di incapacità di comunicazione, molto contatto fisico e questo purtroppo ci penalizza perché la nostra sufficienza nello spirito non è 10 ma è più bassa e infatti la nostra media di solito è sotto al 10 a fine torneo. Però ci stanno lavorando molto bene, anche a livello di movimento, stiamo cercando di spingere su questa cosa perché è importante che tutti quando giocano sappiano che ci sono delle regole che vanno rispettate e i risultati verranno. Ok, grazie ai due italiani che hanno contribuito alla realizzazione di questa fantastica campionato europeo di Ultimate, tutti volontari, eccetera, grazie da Best Video e ci vediamo alla prossima. Grazie.